Arriva un'altra vittoria contro una difficile squadra, il Castelvetro, che vi precedeva in classifica. Tanta sofferenza, ma nell'ultimo set siete uscite fuori molto molto bene. Sì, oggi è stata una bella partita, anche molto combattuta, però non abbiamo mollato. Abbiamo avuto magari dei momenti in cui ce l'avamo di meno con la testa, però siamo riuscite a portare a casa questa bella vittoria. Primo set per voi, poi il ritorno delle ospiti, poi il terzo set vinto da voi, poi come detto il quarto set, non dico in scioltezza, ma soprattutto nella prima parte in campo c'eravate soltanto voi. Poi il Castelvetro si è un po' rifatto sotto, ma avete controllato bene. Sì, come ho detto prima, abbiamo avuto un momento di calo, però siamo state brave a non mollare e comunque a riuscire ad andare avanti. Il nuovo anno si apre dunque nel migliore dei modi, eravate ferme da più di un mese per la pausa forzata, come state adesso? Beh, diciamo che è stato un mese pieno comunque di allenamenti, magari è stato difficile per la prima volta rientrare in campo dopo giusto appunto quasi un mese, però alla fine siamo state soddisfatte di questo punto, di come siamo arrivate. Una crescita di squadra ma anche personale. La tua, Francesca Tesini, ormai praticamente sei uno dei punti fissi della squadra. Come ti senti quest'anno rispetto allo scorso anche? Quest'anno mi trovo molto bene, mi sento più sicura anche magari in difesa se devo ancora migliorare, però sento di poter farcela, magari prendere qualche palla in più e comunque sì, penso di essere più sicura di me stessa. Bene, grazie e buon proseguimento di campionato. Grazie anche a voi, ciao!